Dal 1 giugno entreranno in funzione i nuovi autovelox installati a Cucurano e Metauriglia di Fano, multe fino a 1.000 euro per chi sgarra. Allerta meteo della Protezione Civile delle Marche, in arrivo forti temporali, un sensibile calo delle temperature, rinviate numerose manifestazioni all'aperto. Annunciati i nomi dei premiati della 10ª edizione di Passaggi Festival, oltre a Dacia Maraini, Carlotta Vagnoli e Lorenzo Cremonesi, riconoscimenti anche al cantautore Francesco Guccini. Davide Simonetti, Luca Petrelli e Luis Merreros sono i tre giovani vincitori del premio Ruggeri, il concorso dedicato ad attori con meno di 30 anni che si sono cimentati in monologhi su Pirandello. Bullying e scuola, premiati 4 giovani studenti, nel settore femminile primo posto per Aurora Gorini della scuola Marco Polo, in quello maschile Nea De Paoli del Mattei di Acqualagna, per le superiori premiati invece Elisa Codignola del Linguistico, Nicola Pandolfi del Donati di Fossombrone. Prende il via nel fine settimana la campagna tesseramento alla Proloco di Fano, impegnata in queste ore nella stesura del programma degli eventi dell'estate fanese. Occhio alla notizia, in studio Marco Ferri. Un cordiale saluto cari telespettatori di Fano TV, un cordiale saluto dalla redazione, benvenuti al nostro telegiornale locale sul canale 19. C'è Occhio alla notizia che questa sera in primo piano ha deciso di mettere un servizio di utilità pubblica, e quindi soprattutto se siete automobilisti e girate nelle zone di Fano, fate attenzione al prossimo servizio di Filippo Pucci che ci spiegherà un po' quello che accadrà dal 1° di giugno, ovvero entreranno in funzione due nuovi autovelox in due strade decisamente molto trafficate, a Cucurano di Fano lungo la Flaminia e a Metauriglia invece sulla statale 16. Questa volta è tutto vero. Dal 1 giugno entreranno in funzione i due nuovi autovelox posizionati a Cucurano e Metauriglia di Fano. Ad annunciarlo l'assessore alla polizia locale Sara Cucchiarini e la comandante Anna Rita Montagna. Dopo l'ok avuto dalla giunta nella giornata di ieri, dal prossimo mese gli automobilisti potranno percorrere questi due tratti stradali alla velocità di 50 km orari con una tolleranza di 5, quindi non più di 55 km. Comandante, spieghiamo come funzionano questi due nuovi apparecchi. Tecnicamente si tratta di due autovelox che rilevano le velocità in ambedue i sensi di marcia, per cui pur essendo posizionati in un unico palo da un unico lato della strada, la velocità che viene rilevata è in ambedue le direzioni, per cui Metauriglia è rilevata sia in direzione nord che sud, Cucurano sia in direzione mare che in direzione monte. Abbiamo tardato l'attivazione di questi autovelox anche perché è stato chiesto un'implementazione della segnaletica di preavviso, ma è stato preteso di installare un secondo segnale per ogni direzione di marcia, proprio perché l'obiettivo è quello di renderlo visibile, in modo che la cittadinanza sappia che in quelle postazioni c'è il rilevamento della velocità e questa venga ridotta. Diverse le sanzioni se non si rispetta il limite consentito. Le multe partiranno da 42 euro per chi sfora non oltre i 10 km orari durante le ore diurne, 29,40 euro se pagata entro i 5 giorni, contro i 56 euro in quelle notturne, 39,20 euro prima dei 5 giorni. Dai 10 ai 40 km la sanzione è di 173 euro, 121 se pagata prima dei 5 giorni, contro i 230,67 durante le ore notturne, 161,47 euro se pagata prima. A questi si aggiunge anche la decurtazione di 3 punti dalla patente. Tra i 40 e i 60 km invece la multa si eleva di 543 euro di giorno e 724 di notte. In questo caso decurtazione di 6 punti e la sospensione della patente. Infine, oltre i 60 km orari, la sanzione di 845 euro di giorno e ben 1126,67 euro nelle ore notturne. Qui i punti decurtati sono 10 e addio alla patente. Ribadendo anche i principi fondamentali che sono riduzione del 30% dell'importo qualora si paghi la sanzione entro i primi 5 giorni, ma attenzione agli orari notturni, dove tra l'altro abbiamo rilevato esserci una velocità più elevata, perché dopo le ore 22 in cui inizia la fascia notturna c'è un incremento della sanzione di un terzo. Il nostro obiettivo, ha detto l'assessore Cucchiarini, non è fare multe ma ridurre la velocità nei punti più critici della città,
teatri di incidenti anche mortali. Installati grazie al confronto e alle segnalazioni dei residenti, ha poi proseguito, i dispositivi sono stati acquistati dal comune e verranno gestiti dal comando di polizia locale. Con le autorità provinciali competenti stiamo intrattenendo un ragionamento per nel prossimo futuro pensare di andare a trasformare quello che è un velox bidirezionale come con un velox con il sistema Tutor, apponendo un altro autovelox più avanti tra Ponte Sasso e Torrette, cercando comunque di andare a individuare una velocità media, alzando anche la velocità dai 50 ai 70 a metà Auriglia. Questo è un percorso che, verso il quale l'amministrazione comunale intende vertire, chiaramente non dipende solo da noi, cercheremo di fare tutto quello che è nelle nostre possibilità per andare a mettere, diciamo, in piedi questa che è un'opzione, che potrebbe essere un'opzione per governare meglio, in modo anche più tollerante, quello che comunque è comunque un tratto molto pericoloso. Quindi, per chi percorrerà dal 1° di giugno questi due tratti, occhi puntati sul cruscotto della propria macchina, sia di giorno che di notte. Automobilista avvisato, mezzo salvato. Naturalmente questo servizio lo potrete rivedere sul nostro sito occhioalanotizia.it, sulla nostra pagina Facebook Occhio alla Notizia, e condividete perché è importante, insomma, avvisare anche tutti gli altri. Bene, adesso parliamo invece del tempo che sarà protagonista, il maltempo che sarà protagonista nella giornata, in particolare di sabato, quindi possiamo dire che questo fine settimana sarà un po' perturbato. La sala operativa della Protezione Civile delle Marche ha diramato un avviso di allerta meteo, siamo a livello giallo, quindi il primo nella scala. Ma comunque bisognerà fare attenzione, perché in alcune zone i temporali potrebbero essere anche di forte intensità. E poi c'è la questione delle temperature che scenderanno notevolmente. E allora, per capire un po' meglio che cosa ci attende nelle prossime ore dal punto di vista meteorologico, abbiamo chiesto parere e lumi a Francesco Cangiotti di geometeo.it. Dopo la parentesi di clima caldo e temperature oltre la media che hanno caratterizzato gli ultimi giorni, nelle prossime ore l'arrivo di aria più fresca dai quadranti settentrionali determinerà un deciso incremento dell'instabilità. Avremo quindi, a partire dalla giornata di sabato, specie nel pomeriggio, la possibilità di rovesci e temporali che localmente potranno risultare anche di moderate e forti intensità, in particolare sul comparto appenninico e collinare, ma con possibili sconfinamenti anche verso i settori costieri. Nella giornata di domenica ritroveremo ancora una nuvolosità irregolare con possibilità di qualche piovasco sparso sempre nelle ore del pomeriggio, e in particolare sulle zone interne e sui settori centro-meridionali della regione. Le temperature tenderanno a diminuire sensibilmente, riportandosi sui valori attorno alla media del periodo, anche se questo calo termico sarà piuttosto di breve durata, perché comunque dalla prossima settimana, in particolare da martedì fino a gran parte del fine settimana successivo, una nuova fiammata di aria calda africana riporterà valori termici ben oltre la media, con punte massime che potranno raggiungere anche 35-36 gradi sui settori pianeggianti. E a causa del maltempo è stato rinviato a data da destinarsi l'evento A Spasso con Joe, il percorso cicloturistico e culturale che era in programma domenica mattina a Pesaro. E adesso invece ci spostiamo a Terre Roveresche, sempre in provincia di Pesaro Urbino, dove la giunta comunale ha deciso di rimborsare una parte della tariffa pagata dagli utenti del trasporto scolastico che durante questo anno hanno subito disservizi legati alle rotture dello scuolabus della linea di Piagge. Il rimborso verrà calcolato in base all'ISEE, considerando un mancato servizio di 15 giorni. Tutti i dettagli sulle modalità di sgravio o di restituzione li potete trovare sul nostro sito occhioalanotizia.it. Invece a Valle Foglia, nelle scuole dell'infanzia di Montefabbri, di Bottega e di Montecchio, sono stati installati nuovi arredi. In particolare sono state posizionate delle vele ombreggianti da 4 metri per 4 e 9 tavoli con panche per consentire le lezioni anche all'aperto nei periodi più caldi e per permettere lo svolgimento dei centri estivi.
Quelli che vedete alle mie spalle sono alcuni dei premiati della 10ª edizione di Passaggi Festival, l'evento più importante dal punto di vista culturale della stagione estiva fanese. Quest'anno taglia il traguardo dei 10 anni ed è un evento sicuramente da non perdere. Quest'anno c'è anche la location di San Costanzo, oltre che Fano. Ne sa di più Simona Zonghetti. Saranno segnati a Dacia Maraini, Carlotta Vagnoli, Lorenzo Cremonese e Francesco Guccini, premi della 10ª edizione di Passaggi Festival della Saggistica, ideato e diretto da Giovanni Belfiori. L'evento, in programma a Fano dal 20 al 26 giugno, prenderà il via con un'anteprima dedicata alla narrativa italiana a San Costanzo, sabato 18 e domenica 19. L'ingresso sarà gratuito. Il primo appuntamento è martedì 21 giugno alle ore 22, con il premio giornalistico Andrea Barbato. Sarà premiato l'inviato di guerra, Lorenzo Cremonesi, ha scritto un libro molto intenso, un libro tra l'altro non soltanto sulla guerra in Ucraina, un libro su cui stava lavorando da alcuni anni, perché lui si è fatto veramente 40 anni di guerre nel mondo, e si intitola, non a caso purtroppo, Guerra infinita. Lorenzo Cremonesi sarà intervistato da Simonetta Fiori, giornalista di Repubblica, e poi sarà premiato al termine della presentazione. Il secondo premio che daremo è il premio Passaggi, il premio del Festival. Il premio del Festival è in programma venerdì 24 giugno alle ore 21 e quest'anno abbiamo deciso di premiare Dacia Maraini. La scrittrice, poetessa e saggista, già vincitrice del premio Strega e del premio Campiello, sarà intervistata dalla direttrice di Rai Cultura Silvia Calandrelli. Invece, per i lettori appassionati di musica e social, l'appuntamento è al Pincio di Fano, dove alla scrittrice Carlotta Vagnoli sarà assegnato il premio Fuori Passaggi, quest'anno alla 2ª edizione. L'appuntamento è, come dicevo, sabato 25 giugno alle ore 21 e a intervistare Carlotta Vagnoli sarà Lorenzo Pavolini. Ultimo premio, è un premio speciale, perché? Perché siamo alla 10ª edizione e ci sembrava giusto dare un premio speciale per la 10ª edizione. Lo diamo a un grande nome della canzone, un grande nome del cantautorato, un grande nome anche della scrittura, perché ha scritto tanti libri, ed è Francesco Guccini. Francesco Guccini sarà a Fano, in piazza 20 settembre naturalmente, domenica 26 giugno alle ore 21 e sarà intervistato da Marino Sinibaldi. A seguire l'appuntamento che chiuderà la manifestazione, il discorso notturno di Vano Dionigi sul tema del festival che quest'anno è con dubbia ragione. Vano Dionigi è uno dei più grandi studiosi di lettere classiche, è stato rettore dell'Università di Bologna e nell'occasione presenterà il suo libro Benedetta Parola, edito dal Mulino, e appunto terrà la lezione finale, il discorso notturno finale. Tra l'altro, speriamo di poter andare avanti se i fondi ce lo permettono, abbiamo stampato con la casa editrice Affinità Elettive, abbiamo stampato la lezione, il discorso notturno dell'anno scorso di Nando Dalla Chiesa e quindi quest'anno lo metteremo in vendita nella libreria del Festival e sarà un modo per contribuire alle spese del Festival. E da scrittori ormai affermati ad attori che sognano di fare successo. Parliamo di un premio assegnato, il premio è quello intitolato a Ruggeri, Ruggero Ruggeri. Tre giovani sono stati premiati, vediamo il prossimo servizio, vediamo anche chi sono le persone che hanno vinto. Nella cornice della Pinacoteca San Domenico a Fano si è concluso oggi pomeriggio il premio Ruggeri, il concorso dedicato agli attori under 30 che si sono cimentati nelle interpretazioni pirandelliane. Dopo una prima selezione, 12 ragazzi hanno partecipato ad una masterclass, cioè una lezione, condotta da docenti e attori professionisti. Poi si sono esibiti ieri davanti a un folto pubblico e alla giuria, composta da Carlo Simoni, Arianna Ninchi, Matteo Giardini, Francesco Giannangeli e Massimo Pugliani. Presidente della commissione, il preside Samuele Giombi e segretaria alla responsabile delle relazioni esterne della BCC, Monica Pucillo. Mentre il pubblico, tramite una scheda, ha espresso maggiori preferenze per Emanuel Festuccia di Senigallia, la giuria tecnica ha deciso di premiare ex equo ben tre ragazzi. Luis Marreiros, 29 anni, residente a Tolentino ma originario del Portogallo, è stato scelto per la sua interpretazione intensa e di spessore, frutto, hanno detto, di una profonda consapevolezza del personaggio. Luca Petrelli, 15enne di Fano, è stato premiato per la sua presenza scenica e per l'interpretazione contemporanea che ne rivelano capacità in divenire, mentre Davide Simonetti, 29enne di San Costanzo, per la sua interpretazione espressiva e anticamente moderna. Davide, quale monologo avete presentato?
Abbiamo presentato tre estratti dall'Uomo dal fiore in bocca e in realtà io ne ho scelto uno precedente alla parte che hanno scelto loro e Luis in particolare mi pare che l'abbia rielaborato un po', quindi non era aderente al testo che ha portato poi invece Luca. Quindi erano tre pezzi diversi in sostanza, sì, dalla stessa opera, un atto unico. Come è stata questa esperienza? Beh, molto divertente se posso dirlo e logicamente mi ha formato molto per quanto riguarda non solo il teatro ma anche ho trovato degli amici, delle persone molto simpatiche con cui sono riuscito a socializzare molto bene, che sono anche una a destra e una a sinistra e quindi credo che sia stata davvero un'esperienza unica nel suo genere, davvero molto gradita. Molto. Quando è nata questa passione e quali sono i progetti? Allora, questa passione è nata quando avevo 10 anni, progetti tanti e adesso vediamo come portarli avanti soprattutto. Come porta il vento. Esatto, in bocca al lupo ragazzi. Viva il lupo, grazie. Al termine della premiazione è stato consegnato un attestato di partecipazione a tutti i ragazzi ai quali sono andati i complimenti per il lavoro svolto. Il direttore Massimo Puliani poi ha annunciato che il premio Ruggeri tornerà anche il prossimo anno per la seconda edizione. La forza di questa iniziativa è che abbiamo costituito un'attività che permetta ai vincitori di essere protagonisti, non di avere un premio e basta. Questa attività si svolge appunto nella casa Ruggeri, la casa natale, qui nel corso Matteotti, dove i tre vincitori avranno un contratto di lavoro per fare 6 rappresentazioni in 2 giornate. Il pubblico che verrà a queste rappresentazioni potrà vedere proprio i 3 monologhi nelle stanze Ruggeri e oltre a queste rappresentazioni ci saranno anche le rappresentazioni di altre 2 performance di studenti del liceo Nolfi Apolloni che praticamente potranno dare la possibilità al pubblico di frequentare, vivere le emozioni, le suggestioni della casa natale di Ruggeri che alla fine proporrà addirittura la sua voce ma non nella forma tradizionale, la voce di Ruggeri dopo un inizio che è quella della matrice originale si trasformerà in una voce con mixer musicale. Che meraviglia vedere questi giovani così impegnati. Allora, adesso dalla recita allo sport, c'è un progetto che si chiama Bullying e Scuola, che abbiamo seguito come Fano TV e che, arrivato al termine, ha decretato i vincitori. Vediamo chi sono. Studenti sul podio con le medaglie al collo e il sorriso sul volto, sono stati 80 i ragazzi che hanno preso parte alla 23esima edizione di Bullying Scuola, l'iniziativa che oggi si è conclusa nelle piste dello Sport Park di Fano con le gare e le premiazioni a livello provinciale. Ad annunciare i vincitori direttamente il responsabile nazionale Giuseppe Beranti, per le medie si è classificata al primo posto Aurora Gorini dell'Istituto Comprensivo Marco Polo per il settore femminile, mentre per quello maschile la vittoria è andata a Denia De Paoli dell'Istituto Mattei di Acqualagna. Per le superiori invece premiati Elisa Cotignola del Linguistico e Nicola Pandolfi dell'Istituto Donati di Fossombrone, scuola quest'ultima che complessivamente ha raggiunto il punteggio più alto grazie ai risultati ottenuti dai singoli studenti. A consegnare i premi l'assessore Etienne Lucarelli. Nicola, primo nella classifica maschile ma anche in quella dell'istituto, eri già un appassionato di questo sport? Non partecipavo a tornei o cose di questo genere, però giocavo il fine settimana così con mio padre. Una vittoria inaspettata? No, sapevo già di essere bravo e non pensavo proprio primo, però pensavo di fare un punteggio alto. Professoressa, che cosa significa per i ragazzi partecipare a questa iniziativa? Rappresenta moltissimo. Io penso che lo sport sia sicuramente la strada migliore per l'educazione dei ragazzi e quindi da sempre abbiamo cercato di promuovere e anche grazie quest'anno alla nostra dirigente, perché voglio dire non era così facile spostarsi in momenti in cui il Covid, diciamo così, ci ha frenato moltissimo. Quindi ringrazio tanto la dirigente per questo e ringrazio l'organizzazione. Come gli altri anni, insomma, noi abbiamo sempre cercato di partecipare e portare i ragazzi in tutte le attività
promosse per lo sport, perché riteniamo che sia proprio la strada giusta per la crescita e la formazione personale dei nostri ragazzi. Entusiasti non solo i ragazzi e i docenti che li hanno accompagnati, ma anche il titolare dello Sport Park, Marco Raganini. Dopo 2 anni di stop a causa della pandemia, finalmente è ripartito anche questo progetto. Sì, finalmente è proprio la parola appropriata, perché ci mancava tanto rivedere questa attività che tra gli studenti è bella, perché appunto dà una possibilità di nuova di socialità, che secondo me a quest'età adolescenziale è importantissima, perché mai in tutte le case è sempre più raro portare magari i propri figli a fare attività motoria o insieme ad altri, dove si può anche socializzare, quindi attività di gruppo. E qui, essendo una cosa che avviene in una classe scolastica, quindi a gruppi di minimi di 20 e poi dopo più classi dello stesso istituto che si ritrovano insieme a fare questa gara, e poi dopo con altri istituti nelle fasi successive della gara, è una cosa che secondo noi è bellissima, e continuiamo a dedicarci risorse e impegno, perché oltretutto viene fatta anche a livello gratuito, quindi per noi è la nostra miglior promozione, insomma, del nostro prodotto, del nostro, che è un gioco, un prodotto di intrattenimento. State lavorando per far ripartire anche le altre iniziative? Sì, dopo 25 anni, nel 2019 avevamo già fatto una decina di edizioni di nazionali, vogliamo ritornare a fare l'edizione, la finale nazionale, con quei numeri che avevamo nel 2019, quindi ci vorrà tanto impegno, ma ci stiamo lavorando. La Proloco di Fano è al lavoro per organizzare i grandi eventi della prossima stagione estiva. Intanto questo fine settimana sono aperte, prende il via la campagna di tesseramento nella sede di Treponti. Sentiamo l'intervista che abbiamo realizzato a Giacomo Grandicelli. Presidente, quando e come è possibile diventare soci della Proloco, sostenendo di conseguenza anche l'associazione di volontariato? Diventare soci della Proloco è molto semplice, perché questo weekend, sabato e domenica, faremo un open day presso la cooperativa Treponti dalle 18 alle 21, dove chiunque potrà tranquillamente venire e diventare socio della Proloco e di conseguenza dare una mano anche all'associazione col loro contributo. In più sarà incluso un aperitivo che faremo praticamente sia sabato che domenica sera, in maniera tale che la gente, oltre che venire a fare il tesseramento, potrà comunque passare un po' di tempo con noi. Questa operazione l'abbiamo fatta perché negli anni passati, fatta eccezione chiaramente negli ultimi 2 anni, abbiamo sempre fatto un pranzo. Visto e considerato che molta gente ancora ha un po' paura per quanto riguarda gli assembramenti, abbiamo trovato la soluzione migliore, ovvero quello di fare un piccolo aperitivo. Il costo di tutto questo, che comunque è il costo della tessera, è di 5 euro a persona. Si cerca di tornare comunque alla normalità anche per quanto riguarda gli eventi. Siete al lavoro per l'organizzazione? Sì, no, siamo al lavoro ormai da un pezzettino, infatti mi sono trovato anche in corsa, che sono diventato presidente da poco, e già comunque stavamo già preparando e impostando le attività per quanto riguarda quest'estate. Chiaramente nelle prossime settimane faremo sapere sicuramente qualcosina, però chiaramente dobbiamo un attimo capire come si evolverà un po' la situazione, anche se fortunatamente sembra che la situazione si sta un pochettino aprendo. E con un occhio, forse anche tutti e due, puntati al cielo, domenica torna a Fano la città da giocare, l'evento dedicato ai bambini che si svolgerà in Viale Gramsci e anche nelle vie limitrofe. Sono previsti laboratori, musica e animazioni a cura delle scuole e delle associazioni sportive e culturali della città. Le vie interessate naturalmente saranno chiuse al traffico dalle ore 7 alle ore 23. E adesso apriamo invece l'album di famiglia di Fano TV, perché, come vedete dalle fotografie, dobbiamo fare gli auguri di buon anniversario a Dino Ceccorulli e Aureliana Sterfilippi, che festeggiano 50 anni di matrimonio, nozze d'oro per questa coppia dunque residente a Fano. Subito dopo di noi le previsioni del tempo, la pubblicità naturalmente, e poi uno speciale dedicato al PSR Marche sul tema delle filiere regionali.
L'informazione sul canale 19 di Fano TV torna domani mattina alle ore 7 in diretta con la rassegna stampa condotta da Massimo Foghetti. Grazie per essere stati con noi, arrivederci.